Se il Salisburgo si aspetta lo stesso Milan visto contro il Torino domenica sera, rimarrà deluso, lo ha appena detto Stefano Pioli in conferenza stampa. Il Milan ha 2 risultati su 3, quindi può vincere o pareggiare e sarà agli ottavi di finale di Champions. Ma Pioli e Sandro Tonali non ne vogliono sapere. Eh sì, perché entrambi in conferenza stampa sono stati abbastanza chiari. Domani il Milan scenderà in campo per vincere, senza fare troppi calcoli. Entrambi sanno benissimo che il Milan non è una squadra da gestione di risultato e partita. E quindi, alla luce di tutti questi ragionamenti giustissimi e sacrosanti, quale formazione schiererà il mister? Una cosa sola è certa, ovvero che Rafael Leao sarà titolare lì, largo a sinistra, è apparso tranquillo, sereno, in allenamento scherzava con tutti, con Tonali, con Brian Diaz, e anche rosicato perché durante il torello ha fondamentalmente perso. Perfetto, ma chi saranno i suoi compagni di squadra lì sulla tre quarti? Salutiamo Serginio Dest che sfreccia, tra l'altro stamattina non si è allenato, ha fatto personalizzato, non dovrebbe esserci domani. Secondo me sceglierà Krunic al centro con Brahim Diaz a destra. Vabbè, lo scopriremo soltanto domani, per adesso sappiamo soltanto che...